Michele Peruzzi, sei una chiarina del gruppo Musici da quasi 20 anni. Per chi non ti conosce, sei il vero animatore del gruppo, sempre sorridente, pieno di energia, pronto a scherzare e fare baldoria. Oggi ti vediamo in veste diversa, in prima linea nella lotta a questo male invisibile che ci sta sconvolgendo tutti. Come stai vivendo questo periodo? Ciao a tutti, innanzitutto ti ringrazio per le belle parole. E niente, lo sto vivendo lontano da tutto e da tutti. Mi sono isolato da ormai più di 30 giorni nella mia casina di campagna e al di fuori del lavoro non vedo anima viva, però grazie alla tecnologia riesco a tenermi in contatto con i miei amici, mi fanno sentire il loro affetto, la loro vicinanza, alla mia famiglia e alla mia fidanzata che mi trasmette la serenità che un momento del genere necessitiamo tutti di avere. Io da quasi 2 anni lavoro nell'ospedale San Donato di Arezzo, reparto di pneumologia. Al momento il reparto, così come era conosciuto, non esiste più. È stato sconvolto sia a livello strutturale, sia a livello logistico che a livello organizzativo. Sostanzialmente abbiamo isolato l'ex pneumologia per poter accogliere i pazienti positivi al Covid. Al momento il reparto è stato rinominato reparto Covid o bolla Covid. C'è un timore di fondo che leggiamo l'uno negli occhi dell'altro. Ma siamo tutti molto concentrati, dediti allo spirito di sacrificio. Ci aiutiamo spesso sia dentro ma anche fuori dal lavoro. In questo momento vorrei fare un pensiero e ringraziare tutte quelle persone che normalmente non sono associate alla sanità, ma che all'interno dell'ospedale ci lavorano. Quali le ditte di pulizia, le donne e gli uomini che lavorano per tenerci i reparti disinfettati, puliti, sia dentro ai reparti Covid che fuori ai reparti Covid, gli uffici tecnici che ci risolvono problemi di natura tecnica che se ne manifestano purtroppo anche in questo periodo, in maniera sempre puntuale, gli uffici amministrativi, i primari e i coordinatori infermieristici degli ospedali, ma anche tutte quelle persone che non lavorano all'interno degli ospedali, ma che ci consentono di mandare avanti quella poca di normalità che ormai ci rimane. Quindi tutti i dipendenti di supermercati, i dipendenti degli uffici postali, poi non vorrei dimenticarmene troppi, comunque insomma volevo classificare anche loro all'interno della voce eroi, se così si può dire.